Siamo tornati a Weekend, il festival dell'Handmade qui a Foligno. Io sono Nicola Palumbo, con me la co-conduttrice Sara. Abbiamo Buonasera. Un ospite incredibile che lo conosce tutti perché è il nostro prof di progettazione grafica, Daniele Pampanelli. Ciao. E Lucia Biancalana. Ciao. Che è la vera guest star del giorno, a quanto pare. Fatti vedere Lucia nel video, per favore. Guarda lì. Allora, saluta. Salutiamo. Ciao. Salutiamo. Becoming X, spieghiamo ancora una volta cos'è Becoming X, Daniele. Becoming X è un collettivo di disegnatori, DJ, designer e illustratori che si muove sul territorio per progetti di live performance legate a temi, insomma, che sviluppiamo a seconda dell'evento che organizziamo o di cui siamo ospiti. Oh, Lucia, tu cosa fai nello specifico nella vita? Nella vita? Vogliamo sapere tutto di te perché sei nuova in questo schermo e in questo podcast. La novità, ok. No, io sono, mi occupo di illustrazione e grafica. E, ecco, ho iniziato a far parte anch'io del collettivo Becoming X da qualche mese in realtà, da quando sono tornata a Perugia praticamente. E quindi ecco, abbiamo subito coinvolta, come subito anche presa anche nelle interviste, cioè presa. Sara, hai qualche domanda per i nostri ospiti? Ma sì, io vorrei sapere qual è il tema che avete scelto per questo evento, su cosa vi siete, qual è l'argomento su cui avete ruotato in questa occasione. Ma in realtà con Francesca siamo amici da diverso tempo, è il secondo anno che veniamo ospitati. E l'anno scorso il tema era abbastanza libero, legato al mondo del fatto a mano, dell'handmade, eccetera, eccetera. Quest'anno, perché gli shopper di carta l'anno scorso avevamo fatti, venivano regalati agli espositori. Quest'anno hanno pensato un altro gadget per gli espositori, non perché quelli dell'anno scorso erano brutti, anzi erano piaciuti molto, però erano un po' complicati perché erano 60-70 espositori, quindi abbiamo dovuto faticare parecchio per accontentarli tutti. E quest'anno invece il tema era sempre abbastanza libero, ci siamo ispirati un pochino al tema grafico che ha voluto dare Le Cose Che Sono, che è tra l'altro parte del collettivo Becoming X anche lei, Marta Galli. Quindi ci sono cose dedicate all'altro mondo, al mondo, allo spazio, eccetera eccetera. E il tema era molto più libero. Quest'anno abbiamo disegnato shopper di tela e l'abbiamo anche serigrafate, non soltanto quindi disegnate a mano. E poi ecco, quindi ognuno è stato un pochino più libero di muoversi in questo ambito, in questo tema. Tu, Lucia, cosa hai disegnato nello specifico? La Lucia non ha disegnato, la Lucia qui è soltanto perché è stata costretta mascotte da me. Lucia la mascotta, allora. È stata costretta da me perché volevamo lanciare appunto una cosa bellissima che ci sarà venerdì prossimo 28 settembre a Monteluce. L'orario dovrebbe essere 9:30-10 per la notte dei ricercatori. È una di quelle cose che facciamo. Lucia ne ha già fatta una all'Arts Rock Fest di Chiusi. David Ferracci, Marco Leombruni, Aurora Stano sono tutti illustratori che hanno fatto delle cose di questo genere, che sono praticamente delle animazioni dal vivo sonorizzate live. Ah, figata! Molto bello. Lo faremo stavolta su uno schermo gigante perché è tutta la facciata della chiesa di Monteluce, bello, dedicata alla notte dei disegnatori. Il titolo che è stato scelto da Lucia è Click. Click, esatto. Click. Perché si fa un click. Non dobbiamo svelare la storia, infatti, quindi sarà un po' difficile. Perché forse perché la gente fa click quando. No. Click, cosa ti fa pensare? Allora, a me mi fa pensare a qualcosa che scatta a un certo punto. Bravissimo. Ti scatta un click, qualcosa che svolta un po'. Pensiamo alla notte, pensiamo al click, mettiamo insieme le due cose e abbiamo trovato la risposta. Il tema di sottofondo è la ricerca, quindi ecco, la ricerca che magari può generare un click, un qualcosa. Che i ricercatori in realtà vanno su Wikipedia a cercare le cose, quindi fanno un click. No, questo poi sarà più chiaro il titolo nel momento in cui si vedrà poi quello che è il video mapping. Quindi allora, quindi ricordiamo il 28 venerdì 28 settembre, chiesa di Monteluce, davanti alla facciata della chiesa a Perugia, di ricordiamo a Perugia, chiaramente noi siamo ospiti oggi a Foligno dagli amici di Weekend. E niente, io vi invito tutti veramente a venire perché sarà una roba anche molto estemporanea, quindi con tutto quello di positivo e negativo che c'è in un'estemporanea, quindi anche la possibilità di
errore. Mettiamo le mani avanti. Beh, chiaramente, come sempre. No, faremo una roba molto molto bella, molto divertente, che durerà anche il tempo necessario, cioè quindi non è una roba pesante, ok. Con un tra l'altro musicista bravissimo che è Gianfranco De Franco, che sonorizzerà. Ah, lo conosco, un grande. È veramente molto bravo lui. Che sonorizzerà questo video animato che Lucia e il collettivo, per nome del collettivo, farà sulla facciata di Monteluce, insomma. Questo era l'ultimo evento che abbiamo fatto fino almeno a dicembre inoltrato, quindi fino a Natale, di disegno dal vivo. Quindi, siete... quindi chi manca uno stronzo, sostanzialmente. Siete al finissage del Becoming X di quest'anno. Il finissage, non potete mancare al finissage. Bene. Bello, allora grazie mille ancora, anche a te che non hai disegnato niente oggi, no, vergognati. No, lasciala stare, lei si deve concentrare per il 28. Esatto. Poi ha trovato un titolo bellissimo, secondo me. Molto bello. Sara, abbiamo detto tutto? Sì, sì, assolutamente. Bene, allora grazie anche ancora. Noi a questo appuntamento. Direi che anche la nostra esperienza qui a Weekend Fit, abbiamo intervistato una ventina di designer e gente figa. È stato molto bello, quindi speriamo di tornare anche qui l'anno prossimo con Radio Design dell'Istituto Italiano di Design. Grazie ancora. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Grazie.